Quella che vi sto per raccontare è la storia della scomparsa di Logan Drew Schendelman, un ragazzo brillante in un momento difficile della sua vita. Logan era nato nel 1996 a Olympia, nello stato di Washington. Suo padre biologico era un ingegnere dell'Arabia Saudita. Si trovava in America per lavoro. Incontrò Anna, una ragazza di 23 anni con una figlia piccola di nome Chloe. I due, dopo una breve relazione, concepirono Logan. Ma l'uomo andò via dagli Stati Uniti prima ancora della nascita del figlio. Forse non ha mai saputo di essere diventato padre. Anna, nata da padre afroamericano, lasciò in affido Logan e Chloe a sua madre Ginny, una donna caucasica che si prese cura dei nipoti in ogni aspetto della loro vita. Anche Anna rimase un punto fermo per i suoi figli, continuando a studiare arte a pochi chilometri di distanza da loro. Logan, quindi, va a vivere con la nonna e la sorella a Tumwater. Era un bambino felice e in adolescenza non aveva mai dato nessun tipo di problema. Era considerato da tutti un bravo ragazzo, amato dai compagni di scuola, un leader del football, estroverso, carismatico, simpatico, affascinante e anche un ottimo alunno. Soffriva di una grave allergia agli arachidi, tanto che portava sempre con sé una dose di antistaminico per sicurezza. La scuola superiore passò in fretta e molto bene, e insieme ai suoi amici decise di iscriversi all'Università Orientale di Washington. L'ultimo giorno di scuola organizzarono una festa di addio. Logan era come sempre contento e si stava divertendo. Ma a quella festa, un ragazzo a quanto pare senza fini cattivi incominciò a scherzare sulle origini di Logan, ironizzando sull'etnia del padre saudita, del nonno afroamericano, della nonna caucasica e della razza mista di sua madre. Lo pseudo scherzo divenne sempre più pesante e insostenibile per lui. Subì in silenzio e guardandosi intorno non c'era nessuno dei suoi amici pronto a difenderlo e aiutarlo. Fu come se in quel momento una parte probabilmente già molto fragile del suo essere si fosse spezzata. Chiamò la nonna chiedendo di essere riportato a casa e durante il viaggio in macchina le disse: «Pensavo di avere degli amici e non li ho». Nelle settimane di vacanze che seguirono, molti cercarono di contattarlo, ma lui si era chiuso in se stesso cercando la solitudine. Decise di cambiare università iscrivendosi alla Washington State University. Forse la sua intenzione era quella di cambiare vita e nuove conoscenze. In segreto dalla nonna Ginny, contattò per la prima volta i suoi parenti afroamericani. Un giorno particolarmente emozionante. Una zia in seguito disse che Logan, durante quell'incontro, apertamente esclamò: «È bello vedere qualcuno che mi somiglia». La nonna Ginny però, dopo la sua scomparsa, precisò che lei era a conoscenza di quella visita, era stato proprio lui a dirglielo, e aggiunse che lei non aveva mai cercato di allontanarlo dai parenti, ma che anzi erano loro a non essersi mai presentati. Altre volte Logan cercò di avere informazioni sul padre, che non aveva mai conosciuto. Era chiaro a Ginny che il ragazzo stava attraversando una crisi esistenziale, definita una situazione di profondo disagio, dove si mettono in dubbio gli elementi più importanti della propria vita: famiglia, lavoro, amicizie e soprattutto se stessi. Il primo anno di università non andò bene. Logan non riusciva a fare amicizie, non studiava e sembrava sempre irrequieto. Iniziò a fumare marijuana e alla nonna questo non andava bene. Dopo il fallimento scolastico decise di tornare a casa insieme a sua nonna, la sorella Chloe e il fidanzato di Chloe di nome Jack. Logan e Jack non si sopportavano. Alcune fonti rivelano che c'erano stati scontri anche fisici,
ma Jenny dice che non sono mai venute alle mani. Semplicemente si ignoravano e si tenevano a distanza. Logan stava anche pensando di iscriversi a un nuovo corso universitario e nel frattempo cercava lavoro. Trovò un impiego serale in una lavanderia e durante il giorno svolgeva vari compiti in una fattoria. Ma quando era in casa, capitavano momenti dove sembrava in preda a strane paranoie. Alle volte diceva a Jenny che qualcuno lo spiava e si affrettava a chiudere le finestre o ad assicurarsi che la porta di casa fosse ben chiusa. Il 19 maggio 2016 Logan aveva 19 anni. Verso le 7:45 del mattino sua nonna lo vide entrare dalla porta del garage. Lei gli chiese come mai era già sveglio, dato che a quell'ora dormiva sempre. E lui le rispose che era andato a fare un giro con la macchina, una Chrysler Sebring nera. Fecero colazione insieme e si prepararono per andare entrambi a lavorare. Logan le disse che aveva avuto una illuminazione. Sembrava ansioso, forse solo per parlargliene. E Jenny rispose che l'avrebbe ascoltato a fine giornata. Entrambi dovevano subito uscire di casa. Quando arrivò la sera, Logan però non c'era. Jenny rimase ad aspettarlo e tramite un'app del telefono lo localizzò nella vicina città di Olympia, dove viveva la madre Anna. La nonna si tranquillizzò, pensando che era andato a trovarla. Precisamente, non ci sono orari certi sulle telefonate fatte dai familiari in quei giorni, ma sembra che Chloe, la sorella, abbia chiamato sua madre Anna la mattina del 20 maggio chiedendo del fratello, ma la donna rispose che non l'aveva né visto né sentito. In questa storia è poco chiaro anche quante chiamate i familiari abbiano fatto verso il cellulare di Logan. Sempre il 20 maggio Jenny decise di denunciare la scomparsa, ma il dipartimento di polizia era chiuso al pubblico nel weekend. Così, lunedì 23 maggio, finalmente riuscì ad eseguire la denuncia e immediatamente la polizia la informò che il 20 maggio, 3 giorni prima, avevano trovato e sequestrato la macchina di Logan, dopo che il veicolo era stato abbandonato sulla strada statale numero 5, tra Maytown e Tumwater. La macchina, però, era intestata a Jenny. Ed è molto strano che nessuno l'abbia contattata in quei giorni per informarla del ritrovamento del suo veicolo. Purtroppo per le indagini, consegnarono l'auto quello stesso giorno a Jenny. Lei notò subito che sul sedile c'erano gli effetti personali del nipote. Il portafoglio con i documenti e la carta di debito, dei soldi tra 20 e 25 dollari e il telefono. C'era anche un sacchetto della spesa con degli snack sul sedile del passeggero. La nonna, allarmata, chiese agli investigatori di ispezionare il veicolo, ma incredibilmente le fu detto che ormai troppe persone erano venute in contatto con quegli oggetti e non sarebbe servito a niente. Però decisero di iniziare ad investigare perché in effetti era una strana scomparsa. Utilizzarono i registri telefonici e i movimenti del cellulare di Logan mostrarono che la mattina del 20 maggio era sulla statale 5 in direzione sud. Poi la macchina tornò indietro verso nord per poi invertire ancora la direzione di marcia verso sud e infine fermarsi nel punto dove ritrovarono l'auto, a 32 km da Tumwater. Verso le 14 del 20 maggio, i testimoni chiamarono il 911 perché l'auto di Logan stava freneticamente e pericolosamente passando 3 corsie col rischio di provocare incidenti. L'auto poi si sarebbe fermata dopo aver urtato un muretto. Nessuno dei testimoni aveva potuto vedere chi era alla guida, ma uno di loro, un camionista, disse di aver visto un uomo bianco dai capelli biondi o rossi scendere dal lato del passeggero e correre verso il bosco adiacente. Un altro testimone però, in seguito, contatterà la polizia dopo aver sentito il caso della scomparsa.
spiegando di aver visto la mattina del 20 maggio, sempre sulla statale numero 5, proprio Logan fuori dall'auto con due uomini bianchi e biondi. Dirà anche di aver rivisto verso sera la macchina ancora ferma nello stesso punto, con il cofano sollevato e senza più la presenza dei tre ragazzi. Uno dei due lo descrisse come un uomo caucasico, alto all'incirca 1,80 m, magro, capelli biondi, con una curiosa acconciatura a scodella. Indossava una canottiera e pantaloncini di jeans molto più piccoli rispetto alla sua taglia. Di lui realizzarono un identikit, mentre il secondo uomo non ha potuto vederlo bene, ma anche lui era biondo, con i capelli lunghi fino alle spalle. Queste testimonianze però non coincidono. Il primo testimone vede l'auto fermarsi e un uomo bianco scendere per poi correre verso il bosco, mentre la donna ha potuto tranquillamente vedere i tre in piedi al fianco dell'auto. Un altro avvistamento, sempre del 20 maggio, era di una donna che disse di aver incontrato un ragazzo afroamericano nudo dalla vita in giù vagare di notte per una strada nei pressi della scomparsa. Ma gli investigatori non sono mai riusciti a risalire a questa persona. Poteva essere chiunque, spiegano, anche Logan. Approfondirono la ricerca intorno alla statale numero 5 con droni, elicotteri con termocamere e cani molecolari, ma non trovarono nessuna pista, nessun passaggio o altri indizi. Controllarono la casa di Jenny e perquisirono il computer oltre al telefono di Logan. Anche in quel caso non trovarono niente, non riceveva né effettuava chiamate o messaggi, dato che non aveva più una vita sociale. Alcune volte si scriveva con una ragazza dello stato dell'Oregon, conosciuta su un'app di incontri, ma non si erano mai incontrati. Logan lavorava, tornava a casa o faceva giri solitari in macchina. Nient'altro. Le teorie degli investigatori sono molte perché fondamentalmente non si è scoperta nessuna possibile pista da seguire. Pensano che possa essere un allontanamento volontario dovuto alla sua grave crisi esistenziale e alle forti delusioni. Potrebbe aver scelto di cambiare vita lasciandosi tutto alle spalle. Ma questa teoria si avvicina a quella del suicidio. La sua crisi potrebbe averlo spinto a porre fine alla sua vita. La seconda teoria è che Logan potrebbe essere caduto in un brutto giro, forse inerente agli stupefacenti, forse doveva dei soldi a qualcuno e che quel qualcuno gli abbia poi fatto del male. Un'altra teoria è stata ipotizzata dallo zio di Logan di nome Mike. È un ex poliziotto in pensione. Per lui, Jack, il fidanzato della sorella Chloe, c'entrerebbe con la scomparsa. I due, costretti a vivere nella stessa casa e odiandosi, sarebbero arrivati a un punto estremo. Jack ha vari precedenti penali, ma si era reso disponibile a fare il test del poligrafo. E la polizia lo scartò subito come sospettato. Ma Mike insiste e dice che spesso il poligrafo non dà risultati certi e non si può escludere Jack solo sulla base di quel test. La famiglia, oltre ad aver assunto un investigatore privato, cerca di mantenere costantemente attiva la ricerca. Nel 2018 hanno trattato il caso in un programma televisivo. In più ci sono ricompense per chi possa dare informazioni corrette per risolvere il caso. La pagina Facebook per la ricerca di Logan è arrivata a più di 15.000 contatti e distribuiscono braccialetti adesivi con il suo nome per la città. La polizia non ha rilasciato i dettagli sulle indagini del caso, ma a quanto sembra non si è ancora scoperto dove sia andato all'alba del 19 maggio prima di aver fatto colazione con la nonna. Logan, la notte del 19 maggio, non è tornato a casa, ma ancora non si sa dove sia stato.
non hanno trovato i due uomini dai capelli biondi che erano con lui la mattina del 20 maggio. E non è stata chiarita la testimonianza differente dei due testimoni, né si è mai capito se le paranoie di Logan fossero frutto della sua mente o reali problemi. Davvero era in pericolo e c'era qualcuno che lo spiava dalla finestra? O era solo un inizio di una malattia mentale? A quasi 6 anni dalla scomparsa, il caso di Logan Shendelman rimane tristemente irrisolto.